Ok, ci siamo. Ok, bentornati o benvenuti a Next Code Generation. Oggi parliamo di Software Solution for Remote Health Monitoring insieme a Stefano Ghidini di Antares Vision. Questo è l'ultimo incontro dell'anno. Vediamo se riesco a comandare. È l'ultimo incontro dell'anno per Next Code, è stato un altro, il secondo anno di Next Code, quindi siamo contenti di aver completato il nostro secondo anno. Che cos'è Next Code Generation? Next Code è un incontro, diciamo un'organizzazione che si prefigge di fare incontri di talk in ambito sviluppo software. È un'iniziativa nata da CSMT Polo Tecnologico e alcuni suoi partner come Università degli Studi di Brescia, Antares Vision, Codice Plastico, 4Solid, Jexel, Gammi Industries, Pico Quadro, Talent Garden, Toplus e Trim Informatica. Nella slide potete vedere i nostri canali, quindi il sito internet nextcodegeneration.it, pagina Instagram, Next Code Generation e anche la pagina Facebook, e sul canale di YouTube CSMT Gestione potete trovare tutte le sessioni precedenti e a breve troverete anche quella di stasera. L'obiettivo è quindi di condividere esperienze in ambito sviluppo software e comunque tecnologia, al fine di darci la mano a vicenda, farci conoscere le cose in cui siamo più esperti e ricevere magari anche qualche feedback. Stasera è l'ultimo incontro della nostra Next Code Challenge 2021, che è la nostra sfida di programmazione. Quest'anno, come l'anno scorso, attribuiamo il premio al vincitore della classifica, il premio in abbonamento Pluralsight che viene dato a Oldman. Oldman l'abbiamo sentito, ringrazio per il premio, stasera non riusciva ad essere in CSMT. Comunque si aggiudica un abbonamento annuale a Pluralsight, che per chi non lo conoscesse è un sito di formazione molto molto utile e interessante. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi di Nextcode, aggiungete il numero in rubrica 371-168-8930, inviate un messaggio su WhatsApp con scritto Nextcode on e vi invieremo tutte le news relative a Nextcode. Ok, io adesso ho finito, lascio subito la parola a Stefano. Condividi pure lo schermo. Qua switch. Eccolo qua. Perfetto, dovreste vedere tutto. Dunque. Buongiorno a tutti, appunto io sono Stefano Ghidini, Innovation Center di Ingegneri di Antares Vision, mi occupo appunto di ricerca, sviluppo e innovazione e in questo talk vorrei introdurvi a un argomento che diciamo su cui abbiamo lavorato un po' negli ultimi mesi che riguarda lo sviluppo di una soluzione software per il remote health monitoring, quindi diciamo una soluzione software che vada a realizzare una tecnologia per monitorare la salute di una persona in modalità remota, dove con remoto intendiamo semplicemente che non è previsto il contatto diretto con la persona, come può essere ad esempio con i termometri digitali, ad esempio. Per fare una breve panoramica di quello che andremo a parlare oggi, faremo una piccola trattazione iniziale su tutti i principali sistemi di monitoring, quelli più comuni. Andremo a parlare di una tecnica o diciamo una tecnologia per individuare alcuni dei parametri vitali di una persona a partire da quello che è un semplice segnale video, quindi una registrazione del soggetto. Tecnica che si chiama appunto EVM, Eulerian Video Magnification. E poi andremo a parlare un po' più nel dettaglio del software che abbiamo realizzato, che proprio implementa questo algoritmo e che ci consente per l'appunto di estrarre alcuni parametri vitali di una persona semplicemente utilizzando una camera RGB.
software che noi diciamo abbiamo deciso di sviluppare secondo due linguaggi, uno C++ che ci consente di andare ad accedere a tutte le principali librerie di computer vision, in primis OpenCV, C# per invece realizzare tutta la parte diciamo di interfaccia utente tramite ovviamente tutto il framework WPF.NET. Per dare un piccolo background, diciamo, per, descrivendo quello che sta dietro questo progetto, inizierei dicendo che ci sono vari parametri vitali, ovviamente monitorabili di una persona. I più comuni vengono estratti da tanti dispositivi che operano su due principali regimi, che sono quelli ad uso personale, quindi possiamo semplicemente utilizzare da casa, chiunque può utilizzarli, e quelli invece diciamo più per un adatti ad un settore medico molto più avanzato e utilizzabili da un personale che comunque deve essere altamente qualificato. A loro volta questi sono divisi in due famiglie, cioè quelli a contatto e quelli che invece operano senza contatto, per l'appunto i remote, da cui diciamo nasce il titolo del talk. Giusto per citarne alcuni, ma sono proprio semplici, i misuratori di pressione, i vari pulsossimetri per il battito cardiaco, la saturazione dell'ossigeno, fonendoscopi per la respirazione, termometri per la temperatura e forse più recenti, diciamo, dell'ultima decada, è tutta la categoria dei wearable, smartband, smartwatch. Perché? Diciamo, perché andare a realizzare questo progetto? Se noi andiamo a tracciare brevemente un grafico con le quattro categorie che abbiamo citato prima, inserendo i dispositivi, i principali dispositivi, vediamo che la maggior parte si colloca nella fascia di dispositivi a contatto, quindi ovviamente ci sono i classici smartband che hanno un uso solo personale e che ormai molti di noi hanno, fino ad arrivare magari a misuratori di pressione che potenzialmente possiamo utilizzare anche a casa, ma sono destinati ad un ambiente più ospedaliero. Ci sono poi magari dispositivi più avanzati, vari monitor multiparametrici o macchine per la TAC, tutti dispositivi che sono ovviamente più costosi, più elaborati, utilizzabili da, cioè da un settore tipicamente qualificato, che è quello appunto ospedaliero. Tra i dispositivi senza contatto, quelli più comuni, diciamo, sono semplicemente i termometri infrarossi. Quindi c'è una potenziale area, che è quella che vediamo qua, ovviamente in questo giallo-arancio, che è più carente di tecnologie, diciamo, per misurare la salute di una persona e che non prevede il contatto con la persona stessa. Da qui nasce un po', diciamo, l'esigenza, la necessità, ma anche la volontà di sviluppare delle nuove tecnologie senza contatto che vadano appunto a monitorare la salute della persona in un'ottica potenzialmente di digital healthcare, quindi analizzare, tenere traccia di tutti i dati che andiamo a raccogliere. Quindi senza contatto vuole semplicemente dire utilizzo di tecnologie di remote sensor, computer vision e tracciabilità del dato che andiamo a collezionare. Temi di cui si tratta diciamo quotidianamente a Thales Vision, e da qui appunto la necessità e la volontà di sviluppare delle soluzioni proprio per l'healthcare. A supporto, diciamo, quanto detto, c'è purtroppo lo scenario in cui viviamo, uno scenario fortemente condizionato dalla pandemia del Covid, quindi diciamo che chi ha generato ovviamente la necessità di utilizzare tipologie di dispositivi e presidi medico e medico-chirurgici, qui un piccolo dato statistico ma che comunque ovviamente conosciamo tutti, come si è diciamo registrato un problema di approvvigionamenti proprio durante i massimi picchi della pandemia. Di conseguenza una diciamo adeguata prevenzione di quelli che sono i sintomi e un monitoraggio che sia frequente e costante della salute possono aiutare ad agire rapidamente e tempestivamente. Quindi sarebbe diciamo bello andare a realizzare una tecnologia che si collochi potenzialmente nell'angolo del grafico che abbiamo visto prima, quindi sia ad uso personale, possiamo usare tutti da casa, e che sia senza contatto, proprio per ulteriormente minimizzare i contatti diretti con altre persone. Qui diciamo entra in gioco la tecnologia che abbiamo individuato dell'EVM, che è semplicemente un algoritmo. È un algoritmo che consente di amplificare quelli che sono dei piccoli movimenti di un soggetto o variazioni proprio di colore nella pelle di una persona e che normalmente non sono visibili ad occhio nudo, a partire semplicemente da quella che è la registrazione video del soggetto. Di conseguenza non c'è alcun contatto diretto con la persona e tutte le registrazioni possono essere fatte da una distanza contenuta. L'algoritmo ha un'origine che non è neanche così recente, perché risale al 2012 dal
una, diciamo, invenzione, diciamo, dell'MIT, del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, da cui è poi nata una tesi di dottorato di questo ragazzo, che ha appunto ideato per la prima volta l'algoritmo. E cosa ci consente di fare? Beh, essenzialmente da tutto il data processing che noi otteniamo dall'algoritmo rileviamo due parametri vitali, che sono il battito cardiaco e la frequenza respiratoria. Per quanto riguarda il battito, diciamo, questo è dovuto semplicemente a quella che è ovviamente la circolazione sanguigna, ovvero le micro variazioni di tonalità nella pelle, che normalmente non sono visibili da una semplice camera RGB. Per quanto riguarda invece la frequenza respiratoria, sposto un attimo, okay. Sono, diciamo, dovuti a tutti quei, ovviamente, fenomeni di ispirazione e espirazione, quindi movimenti della cassa toracica, che anche qui non sono normalmente osservabili ad occhio nudo. Dunque, se riesco andare avanti. Okay. Da dove nasce proprio il termine EVM? Allora, la combinazione di tre parole, la prima Eulerian, nasce da quello che è un concetto di fluidodinamica, quindi il moto di un fluido, il quale può essere, diciamo, studiato da due punti di vista, due prospettive diverse, una lagrangiana e una euleriana. Nella prima, diciamo, focalizziamo la nostra attenzione su una singola particella del fluido, quindi analizzando tutte le proprietà della particella, velocità, densità, ma riferendoci solo a quella nel singolo istante temporale, mentre quello euleriano prevede di, diciamo, suddividere tutta l'area o il volume in cui scorre il fluido, dividerlo in piccole aree e su ogni piccola area fare una fotografia di tutto quello che passa in quel piccolo volume, andando ad analizzare quindi tutte le proprietà del fluido intese come diciamo, combinazione degli elementi che scorrono all'interno di quel piccolo volume. Da qui ci si aggancia alla seconda parola, che è appunto video. Noi utilizziamo semplicemente un dato video per applicare questo algoritmo e consideriamo, come era nel moto euleriano, la piccola area, il pixel della nostra sorgente video, andando a osservare tutto quello che passa su quel singolo pixel nel corso del tempo. Andiamo quindi a collezionare tutti i dati frame dopo frame del nostro video che stiamo registrando, ottenendo quello che potrebbe essere una sorta di data cubo. Questo è semplicemente lo zoom di un singolo pixel. E per terminare, appunto, la parola magnification entra in gioco proprio in questo punto, perché noi di questo dato collezionato nel tempo di questo cubo andiamo ad amplificare tutte quelle frequenze che noi riteniamo utili ai nostri scopi, che sono appunto la frequenza relativa al battito cardiaco, parliamo di 60, 100, 120 pulsazioni al minuto, e quelle della frequenza respiratoria, quindi 10, 20, 40 circa respirazioni al minuto. Cosa serve per implementare questa tecnologia? In realtà i requisiti sono poco stringenti, noi l'abbiamo infatti testato semplicemente sul nostro notebook, quindi abbiamo utilizzato addirittura la nostra camera interna, la webcam del computer, con una risoluzione HD 1280x720 pixel, una registrazione video di 30 frame al secondo e una color depth di circa 24 bit. Alcune, diciamo, proprietà un attimino da valutare nella scelta della camera, come il tuning, diciamo, della camera, sono la sensibilità ISO, evitare ovviamente delle sensibilità ISO troppo elevate, perché introducono del rumore che andrebbe ad alterare quella che è il contenuto frequenziale del battito e della respirazione, e avere dei valori di shutter speed anche qui che siano in linea con la frequenza di acquisizione del nostro segnale video. Luci ambientali anche qui non sono molto stringenti, nel senso che in linea generale più luce è presente nella scena meglio è, però vanno bene anche una luce artificiale naturale, neutra, bilanciamenti del bianco, tipicamente anche questi qua vengono gestiti via software. E poi per quanto riguarda, beh, noi abbiamo utilizzato un notebook, questo qua è il nostro che mi ha utilizzato, un i7 con 8 GB di RAM, e l'uso di risorse anche qui è abbastanza limitato, parliamo circa di un 20-25% di uso della CPU complessivamente per il nostro software, ma di cui solo circa il 2% è dedicato all'engine, quindi all'algoritmo vero e proprio, e questo ci dà, diciamo, un potenziale suggerimento sul fatto che
potrebbe essere applicato anche su dispositivi meno performanti, da uno smartphone, un tablet, eccetera. Questa è invece una slide dedicata a quella che è la pipeline generale dell'algoritmo. Quindi abbiamo l'utente che si posiziona su una sagoma appunto della faccia con una piccola area rossa che deve essere posizionata su una parte visibile del volto, la fronte tipicamente l'area appunto suggerita. Ne si va ad acquisire per circa 15 secondi una registrazione video, andando a collezionare diciamo un cubo, come vediamo lì, di dati, che è semplicemente la somma di tutti i pixel nella piccola regione rossa. Di questi ne si fa un filtraggio spaziale, quindi si va semplicemente a prendere frame a ridurlo di risoluzione, cioè un analogo praticamente di un filtro passa basso, per togliere un po' di rumore, un po' di elementi indesiderati nella scena. Di questo dato ne si fa successivamente un filtraggio temporale, quindi si va diciamo a scegliere una frequenza di un filtro passabanda che noi riteniamo opportuna. Se parliamo ad esempio del battito cardiaco, è circa un valore medio centrato su 80 frame battiti al minuto, e si va ad amplificare il dato così ottenuto moltiplicandolo, cioè moltiplicando proprio l'intensità di un singolo pixel di tutti i frame per un coefficiente di amplificazione scelto da noi. Il dato da questo punto, il cubo tridimensionale, viene ridotto ad un dato bidimensionale. Su ogni singolo frame facciamo semplicemente la media e andiamo ad ottenere una semplice funzione di cui tramite analisi frequenziale, un FFT, andiamo a cercare di individuare quella che potrebbe essere la frequenza dominante. Questa frequenza, se tutto è stato fatto correttamente, dovrebbe corrispondere proprio alla frequenza del battito cardiaco. Questa è, diciamo, grosso modo la spiegazione per la parte di circolazione sanguigna, però lo stesso principio può essere applicato anche appunto alla parte di respirazione. Questa invece è una, diciamo, panoramica su quello che è il codice che abbiamo sviluppato, che ci sta dietro. C'è una parte di engine sviluppata in C++, in cui abbiamo concentrato tutto l'algoritmo, tutta la pipeline. C++ per una questione semplicemente di prestazioni, e poi perché ci permette di accedere facilmente OpenCV a tutte le librerie di computer vision. C# per la parte di UI, .NET e WPF, anche qua ci siamo provati molto bene, e in più ovviamente ha una buona interoperabilità con C++, dal momento che le sintassi sono praticamente paragonabili, c'è uno scambio di dati molto semplice e intuitivo, e gestendolo in questo modo abbiamo ovviamente una separazione netta tra l'engine e la parte di interfaccia. Qui vabbè, ovviamente i due piccoli porzioni di codice per esportare tutta la parte di C++ come una DLL da usare in C#. E WPF anche qui, perché magari per chi non, diciamo, non utilizza tutti i giorni C#, però appunto un framework basato su .NET per creare delle applicazioni client desktop, basato su due, diciamo, formati di file, uno XAML dove gestiamo tutta la parte di design e uno, diciamo, di file C# dove c'è tutto il code behind, dove possiamo modificare all'occorrenza ulteriormente tutta la parte di controlli che abbiamo implementato nell'interfaccia o implementare delle piccole logiche. Perché WPF rispetto agli altri framework che .NET mette a disposizione, diciamo che rispetto a Windows 4, che è ovviamente più vecchio, sicuramente un Windows API Wrapper, e AVP, che invece è più recente ma molto più orientato al cross-platform, noi non avevamo necessità di sviluppare applicazioni cross-platform, e diciamo WPF ci è risultata l'alternativa più valida. Inoltre, essendo diciamo sul mercato da più tempo, potenzialmente anche un supporto maggiore. Una slide proprio veloce per vedere i vantaggi di WPF rispetto a Windows 4. Abbiamo innanzitutto tutta la parte di front back-end, che è più facile da gestire e realizzare in WPF. C'è tutto il meccanismo del data binding, che è facilmente implementabile in WPF, contrariamente a quanto magari accade in Windows 4. La grafica, anche qui altro punto forte, dal momento che è tutto basato su grafica vettoriale e accelerazione hardware. Windows Form di contro non ha le stesse prestazioni, il rendering in generale è potenzialmente più lento. La parte di sviluppo, WPF è molto più orientato al design, mentre Windows Form diciamo
sì, è orientato anche qui al design, ma è limitato dal fatto che le applicazioni sono basate su un modello estetico di grafico di Windows. E appunto anche la personalizzazione in WPF è molto più semplice andare a gestire e riscrivere dei controlli rapidamente, mentre in Windows 4 è potenzialmente più complicato, infatti sono molto diffusi e frequenti prodotti di terze parti. Forse lo svantaggio maggiore è l'utilizzo di risorse memoria RAM per WPF rispetto a quello che è Windows 4. Questa è una panoramica generale di quella che è l'applicazione, è in realtà abbastanza semplice perché abbiamo una sidebar dove possiamo passare da quella che è la gestione di monitoraggio del battito, dal monitoraggio della frequenza respiratoria, che invece è questa immagine in basso a destra. Nella parte di respirazione abbiamo deciso proprio di dividerla in due sezioni, quella sopra è esattamente l'immagine in tempo reale del soggetto che si sta in quel momento osservando tramite webcam, ma è amplificata, quindi c'è anche un feedback visivo. Qui è immagine statica, quindi non rende bene, dopo farò una piccola demo proprio per evidenziare questo effetto. C'è una parte poi di viewer, ovviamente i comandi con cui l'utente può agire avviando, stoppando l'acquisizione, poi una serie di piccoli grafici per vedere la frequenza del battito, della respirazione stimata dall'algoritmo e gli ultimi 15 secondi di acquisizione, come diciamo si è andato ad evolvere proprio la frequenza che stiamo rilevando. Dunque, qui introdurrei appunto una piccola demo che... Allora, vediamo se riesco a farla direttamente partire da qui. Lo stai condividendo? Aspetta, perché giusto. Devo interrompere un attimo la presentazione e condivido invece lo schermo esatto. Facciamo schermo comunque. Ok, dovrebbe vedersi, quindi faccio veloce, però basta posizionarsi sull'area da monitorare e attendere circa 15 secondi, fermo. Esitato. Sì, sono probabilmente agitato, infatti il battito non è basso. Ho preparato anche quello di una mia collega che sicuramente sarà più rilassata di me. Vediamolo qua. Ecco. Anche qua è un video di circa una trentina di secondi. Dopo un po' qua c'è la parte appunto di temporale dell'intensità stimata sul video, mentre qua è la parte frequenziale, quindi è semplicemente la FFT del segnale, e invece stiamo già sui 56-60 battiti al minuto, quindi molto più normali. Ok, mentre qua abbiamo tutta la parte di respirazione, quindi come vi accennavo prima si vede proprio nel momento in cui sto fermo e inizio dopo poco a respirare, come ci sia un movimento della cassa toracica. Ora riproverò sempre su circa 15 secondi a fare la stessa prova. Vediamo se riesco. Ok. Ok, anche qui circa 26 respirazioni al minuto, si poteva vedere proprio durante l'acquisizione come, cioè, la cassa toracica sembrava espandersi molto di più rispetto all'immagine sotto, che invece è semplicemente ciò che la webcam sta vedendo in questo momento, sopra invece con l'algoritmo applicato. Quindi questa era appunto una piccola demo, interrompo e torno alla slide. Presentazione, dovrebbe vedersi tutto. Perfetto.
Ritornando un attimino invece alla questione software, C# è nuovamente diciamo strutturato secondo il pattern Model View View Model, perché in WPF anche qui ci risulta molto, molto semplice andare a realizzarlo. Diciamo abbiamo quindi il disaccoppiamento totale tra la parte di XALM e eventualmente code behind. La struttura del codice ne guadagna sicuramente in modularità, possiamo sostituire rapidamente le due parti e all'occorrenza anche eseguire un testing diciamo indipendente assegnando design e parte di logica in modo separato. Vue che è semplicemente gestita è, diciamo l'inclusione di tutti i file XALM realizzati, la parte di model che invece fa semplicemente da astrazione a quella che è la nostra sorgente dati, lì abbiamo più o meno confinato tutte le funzioni che poi si connettono, si allacciano alla parte di engine GPU da cui andiamo a prelevare o mandare all'occorrenza dei dati, e poi c'è il view model che invece è appunto il bridge tra la parte di view e quella di model, che va a invocare i comandi appunto del model e li fornisce in un modo adeguato e gestibile dalla parte del view. Meccanica che poi è ulteriormente supportata da tutta quella che è la data binding che in WPF possiamo facilmente realizzare. Dunque, passiamo avanti. Ok, anche qui quindi binding che possiamo realizzare sulle singole property dei controlli che andiamo a sviluppare nella parte di XALM. Come viene gestito il tutto? Semplicemente view e view model vengono quindi mantenuti sincronizzati attraverso la mediazione di un binding object e si ha quindi una sincronizzazione bidirezionale tra una sorgente dati e una sorgente target. Il binding object è semplicemente un oggetto di tipo data context, o meglio una property presente in ogni possibile controllore WPF che la possa implementare, e con cui appunto ci consente di fare il binding tra view e view model. Come si realizza? Banalmente c'è una sintassi dichiarativa che possiamo fare dall'XALM, quindi qua ad esempio l'oggetto window ha la propria property data context che diventa l'oggetto test view model da noi creato nella parte di file di view model. Questo come si realizza? Ad esempio qua ho provato a scrivere proprio qualche riga di codice su come fare il binding tra uno slider, in questo caso la property value, il valore stesso dello slider, che è legato invece a una property creata da noi nel test view model, dal nome praticamente uguale. E cosa succede dal momento che questo test view model eredita o comunque da una classe notifier che è progettata secondo l'interfaccia iNotify Property Change, ogni volta che noi andiamo a fare un setting di questa property, ne cambiamo il valore, viene innescato un evento Property Change che comunica alla UI che c'è stata una modifica di quel valore, andando ad aggiornare anche proprio visivamente nel viewer il dato di quella property, in questo caso per l'appunto value slider. Binding può essere fatto anche con metodi, eventi e in generale con i commands, non solo con delle property, quindi questo diciamo viene gestito attraverso l'interfaccia iCommand. Qui abbiamo un semplice click di un pulsante che abbiamo deciso di legare con una property da noi creata chiamata start command, questa qua che vediamo in verde. Questa qui come è gestita in C#? Beh, essenzialmente una classe che attraverso un meccanismo di delegates al click va ad invocare i due metodi in viola, start method e start can execute. L'unica cosa che noi dobbiamo inserire a questo punto dove c'è il my code here, tutta la parte di codice che vogliamo fare eseguire all'applicazione al momento del click del bottone. Questa invece sulla destra è la classe Relay Command che appunto realizzata secondo l'interfaccia iCommand e che ha tutta una serie di parametri definiti secondo l'interfaccia iCommand che servono per realizzare il binding con una sintassi corretta. Threading, quindi anche se l'applicazione è abbastanza semplice, perché a parlare diciamo di threading, essenzialmente perché dobbiamo gestire quantomeno lo streaming video
in modo continuo tra C++, dove lavoriamo a livello più basso con l'algoritmo, e C Sharp, dove c'è tutta la parte dei viewer. Quindi, allora, WPF nasce appunto progettato per semplificare un po' il trading, limitando, quando ovviamente è possibile, tutto il multitrading. E andando a citare, diciamo, una frase presa proprio dalla WPF, o Microsoft Architecture Guide, qua dicono che appunto il trucco, diciamo, per creare applicazioni potenzialmente reattive e intuitive è ottimizzare quello che è l'oggetto dispatcher, cioè proprio la coda degli elementi nel dispatcher. Quindi, come linea, diciamo, politica generale, abbiamo deciso, nel momento in cui un task ha una serie di istruzioni abbastanza corpose, andiamo a gestirlo in modo indipendente in un thread separato. Quando invece ha un numero limitato di operazioni da fare, o ad esempio in questo caso si tratta solo di visualizzare un'immagine secondo un flusso video, andiamo a gestire tutto nel thread della UI, sfruttando i tempi di inattività della UI stessa. Quindi l'obiettivo appunto è quello di suddividere i tempi di elaborazione tramite la gestione corretta dell'oggetto dispatcher. WPF e C Sharp mettono a disposizione in modo comodo il comando begin invoke. Questo che si configura, ad esempio, un piccolo esempio per il calcolo, diciamo, dei numeri primi, il quale praticamente prevede se questa è la nostra dispatcher queue, quindi la coda di tutti gli eventi che vengono eseguiti nel dispatcher. Ci saranno vari eventi dell'utente, repaint, mouseover, mouseenter. Se arriva all'evento che vogliamo, diciamo, che abbiamo inserito noi, che è ad esempio il calcolo di numero primo, arriva alla fine della sua esecuzione, e in modo ricorsivo richiama se stesso, ma stavolta si posiziona in fondo alla coda, dando tempo a due eventuali eventi, azioni dell'utente o quant'altro, di essere eseguiti. Quindi, ad esempio, qua una piccola curiosità, ma proprio Microsoft Word va, diciamo, a realizzare il suo controllo ortografico sfruttando questo meccanismo. Viene infatti tutto eseguito il controllo in background, utilizzando tutti quelli che sono i tempi di inattività della UI. Come è realizzato a livello di codice, noi, quando andiamo a creare il nostro test view model, il costruttore va ad invocare un metodo update UI che si dedica, diciamo, ad aggiornare alcuni degli elementi principali della UI, come ad esempio, si vede sotto, assegnare un valore all'image, che è semplicemente l'oggetto associato alla visualizzazione video di quello che sta accadendo, compie le sue azioni e alla fine, nell'ultima riga, richiama se stesso in modo iterativo con una priorità potenzialmente più bassa. Qui invece una piccola slide dedicata ad OpenCV, quindi libreria di computer vision fondamentale che abbiamo usato per tutto il progetto. OpenCV sta appunto per Open Source Computer Vision Library, quindi è una libreria di computer vision che è costruita, diciamo, per fornire quella che è un'infrastruttura comune per l'applicazione di visione artificiale. C'ha moltissimi usi ed è anche diffusa in realtà l'utilizzo in ambito industriale. È realizzata con interfacce C++, Python, Java e anche MATLAB, ed è supportata da praticamente tutti i principali sistemi operativi. Tuttavia viene scritta nativamente in C++, e questa, diciamo, è un'ulteriore considerazione sul fatto che abbiamo voluto scegliere C++ come col linguaggio di programmazione per il lato engine, almeno. Quindi, ricapitolando cosa fa, è una libreria open source, contiene più di 2500 algoritmi, ha una community quotidianamente estremamente supportata ed è usata da tantissime delle principali aziende, da Google, IBM, Microsoft, eccetera. E si occupa principalmente di image processing, che è la, diciamo, fetta principale delle funzioni che permette di importare questa libreria, ma anche di video processing, face detection, object tracking, fa anche analisi 3D, oppure, ad esempio, anche object recognition. Qui invece presento quella che è la, diciamo, pipeline dell'engine, del solo lato di C++, dell'algoritmo, che è diviso inizialmente in due fasi, una di pre-processing dell'immagine e una di processing. OpenCV mette appunto a disposizione tantissime funzioni molto comode, video capture con tre righe di codice veramente semplice, ci permette di collegarci a una camera a nostro piacimento, in questo caso la webcam interna del computer,
e andare a immagazzinare tutti i frame del video in delle strutture dati, anche qui molto comode, che sono semplicemente delle matrici, diciamo, a tre canali. Ognuno dei canali corrisponde a un canale dell'RGB. Per comodità, ovviamente, l'abbiamo trasformata, diciamo, da una matrice UCHAR 8-bit a una 32-bit float per evitare errori di approssimazione nel lavorare con numeri interi. E questo dato, di conseguenza, il singolo frame che viene acquisito, viene ulteriormente trattato con una considerazione che abbiamo fatto noi sulla robustezza, per aumentare la robustezza dell'algoritmo, che parte da alcuni presupposti. Il primo è che, diciamo, l'intensità della luce che colpisce l'immagine sia uguale su tutti e tre i canali. Di conseguenza potremmo supporre che il rapporto tra, ad esempio, il canale green e il canale rosso non venga influenzato dalla luce esterna. La frequenza di pulsazione del sangue sarebbe tuttavia ancora visibile, perché tutta una serie di paper e ricerche hanno dimostrato come ci sia un picco spettrale in corrispondenza della pulsazione sanguigna sul canale verde. Di conseguenza, il diciamo, dato finale da questo pre-processing sarà non più un dato suddiviso su tre canali colori, ma su un singolo canale, che è questo SI, che è dato da questa formula in cui è incluso il rapporto tra il canale verde e il canale rosso. Questo dato cosa fa? Finisce in una fase di processing composta da, in questo caso, appunto sei step. Il primo è appunto la ROI, la region of interest, l'area della fronte. Questa viene passata a una classe che si occupa di fare, come avevo accennato all'inizio, un filtraggio spaziale, quindi fa un downscaling dell'immagine, va a applicare una sorta di filtro passo-basso. Una seconda classe fa da filtraggio temporale e prende questo dato, lo filtra temporalmente alle frequenze che noi cerchiamo di identificare e lo moltiplica per un coefficiente alfa. Questo viene poi upscalato, quindi riportato alla dimensione della ROI originale e sommato ad essa. Il risultato finale è una ROI, praticamente, che è l'immagine della fronte di partenza a cui sono aggiunti dei dati corrispondenti alle frequenze che noi abbiamo cercato di individuare. Infine, quest'ultimo dato passa a tutta una seconda fase di post-processing, dove viene trattato per poi essere, diciamo, analizzato frequenzialmente. Quindi ne si fa una media, un'interpolazione, uno smoothing per dare, diciamo, appunto semplificare un pochino il segnale, ne si rimuove la componente continua, ne si fa una finestra temporale di 450 frame, che sono, appunto, dal momento che noi registriamo 30 frame al secondo, 15 secondi di acquisizione, sono i 15 secondi in cui la persona deve stare ferma davanti al monitor, e infine ne si fa una trasformata di Fourier, andando a identificare quello che è il picco dominante. Come tutti questi dati poi finiscono in C#, c'è una classe dedicata, che è semplicemente un singleton, che va ad agire, ad intervenire sull'output di ciascuna delle classi che compiono le azioni citate prima. Praticamente immagazzina in se stessa i dati e, all'occorrenza, in modo asincrono e indipendente, C# può andare con un semplice get a prendere questi dati e visualizzarli all'interno della propria interfaccia C#. Per, diciamo, concludere tutta la parte di UI, noi abbiamo deciso di sfruttare e utilizzare quella che è la Material Design Exam Toolkit Library, che è una libreria open source di Material, appunto designed, nato nel 2014 da Google, che ci consente di utilizzare tutta una serie di widget abbastanza interessanti, anche non nativi, di WPF, dalla Cardboard a clock, finestre di dialogo, eccetera. Un supporto totale 100% WPF e include, appunto, tutta una serie di pacchetti iconi che sono comode e sfruttano, appunto, il Material Design. Quindi questo era, appunto, l'ultima slide per concludere, e resto a disposizione per qualunque curiosità e domanda. Nel frattempo, grazie a tutti. Complimenti, Stefano. Molto interessante. La domanda con una curiosità: in quanti avete partecipato al progetto?
Allora, questo in realtà praticamente solo io, ho cercato di portarlo avanti da solo. Complimenti, perché ci sono tante varie competenze, quindi già a parte la parte di processing dei dati, quindi già quella complessa, ma che dal punto di vista, diciamo, dell'ingegneria del software vedo che è architetturato in modo architetturato bene, quindi cioè, ci sono tante varie competenze, complimenti. Ok, grazie. Qualche domanda? Curiosità, domanda. A parte di trasformata da Fourier e individuazione del picco, sono delle funzioni che mette a disposizione anche per Linux? Sì, in realtà, allora, vediamo. Sì, praticamente OpenCV permette di fare trasformate di Fourier in modo molto semplice, c'è una funzione DFT che fa la trasformata discreta di Fourier. Qui in questo caso, come la si può applicare a un'immagine, la si può applicare anche ad un'immagine a, diciamo, un semplice vettore. E sì, in realtà è già incluso in OpenCV, quindi fa anche questo. E la parte che va a cercare il picco? La parte del piccolo l'abbiamo fatta noi invece, è una classe realizzata da noi, fa tutta una serie di considerazioni matematiche per individuare il picco dominante. E... questa, sto pensando altro. Okay. Vediamo se ci sono altre domande. Scrivo anche magari la chat. Sì, se c'è qualche domanda anche da remoto. Ci hai lavorato? Sì, sì, esatto. Sarà allora la parte probabilmente più che ha richiesto un po' più di tempo è la parte di testing, anche il codice stesso, perché magari l'algoritmo tende ad essere molto sensibile ad alcune condizioni di luce, motivo per cui c'era anche la parte finale sulla robustezza del segnale, che andiamo a utilizzare dei canali colori diversi. Però in modo indicativo sarà circa 3-4 mesi di lavoro, più o meno. Ok. E tutta la parte di acquisizione immagini, comunque, diciamo, con CPU, su librerie... Sì, anche di OpenCV. Sempre con OpenCV. Siamo sempre trovati bene nell'utilizzarlo, proprio perché riesce da... trasformata di Fourier a semplice acquisizione dati, quello lì, come accennavo prima, sono proprio tre righe, si connette in automatico, sì, alla nostra webcam ed è tutto fatto. Ho utilizzato ancora OpenCV con Python, però effettivamente sì, per acquisire lo stream forse con Python è anche più veloce. Esatto, sono poche righe di codice. Però beh, comunque anche da parte, diciamo, di scambio dati, quindi comunicazione tra CPU e WPF è anche interessante, che quello. Questo WPF io personalmente l'ho provato in passato, ma non mi sono trovato granché bene. Cioè, è un passo avanti rispetto a Windows 4, che poi comunque ho abbandonato volentieri, certo. Però mi sembra, rispetto, diciamo, a modi di programmare sul web, mi sembra un po' più indietro adesso. Okay. Diciamo che comunque lato... diciamo lato desktop ad oggi non è che esistono tante soluzioni. So che io utilizzo Flutter molto per il mobile e adesso è diventato stable anche su web, quindi in teoria si possono fare qualcosa anche, diciamo, con Flutter web, anche se in realtà preferisco ancora linguaggi, cioè framework più tradizionali. In teoria Flutter dovrebbe diventare come obiettivo stable anche su desktop. Non ho mai fatto applicazioni in Flutter per desktop, però si potrebbe provare, così come Flutter l'ho utilizzato in realtà anch'io, anche per tutta la parte, cioè la possibilità di sviluppare sia per iOS che per Android in parallelo, quindi quella è già molto molto interessante. Sì. Però sì, mi sono trovato veramente bene con Flutter. Sì. Ho sviluppato anch'io qualche mese fa proprio un'applicazione personale. Sì, sì, molto facile, diciamo. Sì. È molto rapido, diciamo, a trasformare in applicazione i concetti, le idee, anche, diciamo, sulla grafica è abbastanza... Sì, 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 è vero. Poi sulla sua, diciamo, questione di state management ha mille, diciamo, soluzioni diverse, però ecco, quello...
una volta che poi uno trova la sua, su quello si va. Esatto. Ok? Sì, la domanda? Sì. Avete intenzione di portare avanti la demo anche sui dispositivi mobile? Allora. In caso, pensate di utilizzare lo strumento cross smartphone oppure visto le risorse che utilizza magari il processo di video, usare delle pie native, quindi adesso sviluppare per massa Android o okay. Separatamente iOS. Allora, momentaneamente non è in programma, però sì, forse è probabilmente uno dei suoi vantaggi principali, perché proprio il fatto di poter usarlo in modo personale, uno utilizza lo smartphone, si monitora 15 secondi e acquisisce tutti i parametri. Attualmente no, sarebbe forse da fare un ulteriore test anche su più soggetti, perché potenzialmente uno usa anche un algoritmo di face detection, potrebbe inquadrare più persone contemporaneamente, acquisire più dati, nulla lo vieta. Forse un primo step sarebbe testarlo anche appunto su più soggetti, però in futuro uno sviluppo mobile è molto molto interessante. Stavo guardando OpenCV su Flutter, c'è una libreria che però non è aggiornata da 13 mesi e credo che sia, diciamo, una versione un po' base, diciamo, di OpenCV. Perché mi sa che l'avevo già guardato un po' di tempo fa e avevo già visto che in realtà sono poche cose. In quel caso, come si potrebbe fare? Bisognerebbe riscriversi da parte di... Beh, allora, visto che in realtà molti degli algoritmi che utilizziamo sono semplici, non è che hanno grosse funzionalità di image processing, si potrebbero anche riscrivere da zero. Okay. Quindi... magari gestendo meglio la parte di interfacciamento con appunto la camera interna, ma penso che se uno usa Flutter ci avrà già un sacco di funzionalità dedicate. Sì, forse varrebbe quasi la pena di scrivere da zero, dal momento che non sono... Sì, bisognerebbe esplorare l'OpenCV Flutter, però in realtà, secondo me, quando le librerie non sono più aggiornate da 13 mesi, tendenzialmente sono progetti iniziati e poi dopo un po' lasciati lì. Meglio evitarli. Ok. Se non ci sono altre domande, allora... Va bene. Grazie mille Stefano e grazie a tutti. Grazie a voi. Ci riaggiorniamo per l'anno prossimo, sicuramente Nextcode ripartirà e quindi state, diciamo, sintonizzati e grazie a tutti per aver partecipato sia a questo incontro che altri incontri durante l'anno e ci sentiamo presto e tanti auguri di buon Natale a tutti. Grazie. Grazie Stefano, ciao a tutti, buona serata.